Ciao a tutti, bentornati nel canale, benvenuti in un nuovo video dove vi mostro alcuni colori che mi ha mandato gentilmente la ditta Madame Glam. Allora, io sono molto contenta perché loro continuano a contattarmi e sono contenti dei video che io faccio. E quindi mi hanno dato la possibilità di scegliere tra alcuni colori della nuova collezione e me li hanno mandati tutti quelli che ho scelto. E tra l'altro, come vi dico sempre, io adoro la base Sock Off di Madame Glam, tant'è che ho commentato con la ragazza, la PR con cui io mi scrivo, e le ho commentato che mi piace tantissimo questa base e che la stavo finendo. E gentilmente lei mi ha detto: no, no, tranquilla, te la mandiamo, perché io le ho detto: guarda, la compro anche. Mi ha detto: no, no, non ti preoccupare che te la mandiamo. E in effetti, eccola qua. Questa è una base nuova e io ringrazio molto. Allora, questi sono alcuni dei colori che appunto mi hanno mandato. E questo si chiama Russian Blue, questo si chiama Suns Out, questo si chiama Make a Difference ed è uno di quelli super glitterati, totalmente glitterato. Poi abbiamo Sakura e poi abbiamo Pink Me Up. Questi sono appunto alcuni colori che ho scelto, ce n'erano anche altri ovviamente, ma ho voluto provare questi perché sono sempre incuriosita dai colori pastello che non sono molto facili da applicare. Perché appunto il pigmento a volte ci fa delle striature, eccetera, e quindi ero molto curiosa di provarli. Adesso li stendiamo insieme, vi manderò avanti il video ovviamente, comunque vediamo la stesura sul tip e poi dopo vediamo anche la stesura sulla mia mano. Allora, eccoci qua, stesi i colori e vi dico subito che questi tre li ho già testati più volte, quindi sono Sakura, Pink Me Up e Russian Blue, li ho già testati un po' di volte, sia su di me che su altre persone. Ho fatto anche un video, se già l'ho caricato vi lascio il link qua in alto, oppure quando lo caricherò metterò il link qua in alto a destra. E come possiamo notare, certo, sulle tip
È vero che tutti i colori si stendono molto bene, però vi assicuro che sia usato come semipermanente che come colore sul gel, sulla struttura in gel o sulla struttura acrilico poligel, quello che sia, si stendono molto bene lo stesso e quindi questi sono super approvati e appunto colori abbastanza estivi, chiari, che vanno bene per l'estate, così come va benissimo per l'estate Suns Out, che è un arancio abbastanza neon, in lampada si accende, quindi con la luce UV si accende. Questo non l'ho ancora usato su nessuno, ma lo userò quanto prima. E poi abbiamo il Make a Difference, che è un gel trasparente, quindi è a base trasparente, strapieno di questi glitter di varie misure, e questi gel funzionano molto bene se ci mettiamo un colore simile ai glitter, stendiamo quindi un colore sotto e poi facciamo meno fatica a farlo risultare bello pieno, altrimenti dobbiamo fare più strati e rischiamo che si possano sentire poi i glitter in superficie, oppure tante volte come lo uso io ci faccio le sfumature di glitter e va benissimo, è un colore molto bello. Quindi adesso vi lascio alla realizzazione della mia mano destra e vi faccio vedere cosa faccio con questi colori. Allora, eccomi qua all'applicazione del prodotto. Vi sto facendo vedere che sull'anulare e sul mignolo ho già applicato la base e poi vi faccio vedere che nell'unghia media praticamente mi si è spezzata e l'unghia è molto stretta. E qui si è proprio rotta, appunto spezzata, e la devo andare a rimuovere perché comunque il semipermanente non ce la fa a trattenere una rottura di questo genere, quindi la vado a togliere. E in questo caso utilizzerò la fibra di vetro per aggiustare un po' la situazione. Come sempre, io prima di mettere la base, di qualsiasi base semipermanente, preferisco mettere il primer acid free in punta, in modo che mi aiuta meglio l'adesione del prodotto. Adesso vado a stendere sottile, a smalto, appunto la base su tutta l'unghia e chiudendo sempre bene la punta. Questo passaggio nel semipermanente è molto importante farlo. Quindi ho messo tutte e tre le unghie e sono andata in lampada. Adesso sto mettendo una base, uno strato un po' più abbondante per andare ad incapsulare appunto la fibra di vetro solo in questo punto dove si è spezzato per andare a chiudere il buco, in poche parole. E quindi con la santa pazienza, perché comunque ci vuole pazienza per utilizzare la fibra di vetro, vado a fare quello che si deve fare. Sto appunto incapsulando bene le fibre nel gel e sono andata in lampada e adesso ancora con un altro strato abbondante di prodotto vado ad incapsulare tutto quanto e andrò ovviamente in lampada. Chiudo sempre le punte, in tutti i passaggi chiudo le punte e vado in lampada. Qui c'era un pelo, mi pare qualcosa. E ora vado a cercare di allargare la mia unghia naturale mettendo la fibra di vetro solamente dove state vedendo, in modo che vado appunto ad allargare un po' i laterali e sto facendo il lavoro di pazienza. Quindi ho steso uno strato sottile, incapsulo le fibre, vado in lampada e adesso sono uscita dalla lampada. Vado a tagliare l'eccesso e di nuovo con uno strato abbastanza più corposo vado ad incapsulare di nuovo le fibre. Metto sotto sopra la mano in modo che il prodotto si livella e poi vado in lampada. E qui invece faccio l'applicazione normale, anche se avrei avuto bisogno anche qui di allargare un po' l'unghia, ma non avevo voglia, sinceramente.
vado a smussare quei pezzi di fibra che sono rimasti fuori dal bordo libero e vado anche un pochino a dare la forma al bordo libero e anche ad abbassare un po' il prodotto sopra. E qui la stessa cosa, vado a pulire il bordo libero. E poi con il buffer leggermente opacizzo tutte le superfici di tutte le unghie perché ho tolto la dispersione e con il cleaner deidratante vado a pulire dalla polvere. Ora vado ad usare i colori, userò Pink Me Up, Sakura e Russian Blue, che sono quelli di questa collezione, e poi quelli di una vecchia collezione, quella Peacock, vado ad utilizzare questi due, quello sul rosa e quello sull'azzurro. Quindi sul mignolo che ho già steso, ma le riprese non so perché erano tutte sfocate, e sul mignolo e sul pollice vado a mettere il Russian Blue. Come vedete è un colore pastello, ma si stende che è una meraviglia, non lascia striature, si stende che è una meraviglia. E questa è la prima passata, giustamente vado in lampada e poi farò la seconda. Vi voglio ricordare di guardare il video fino alla fine perché nella parte finale vi ho messo come si fanno gli acquisti sul sito di Madame Glam. Quindi se volete sapere, perché alcune me l'avete chiesto, guardate il video fino alla fine. Quindi qui sto andando con la seconda passata di Russian Blue e vado in lampada. Ora nell'anulare e nell'indice sto utilizzando Sakura, anche lui appunto è un pastello e guardate la stesura sull'unghia perché come dicevo prima sulla tip sono tutti belli i colori sulle tip, però poi sull'unghia a volte possiamo avere qualche difficoltà, invece guardate come si stende, si autolivella. E non ci sono striature, non ci sono macchie di colore. Io devo dire, sono molto, molto stupita. Si lavorano veramente bene. E poi non mi ero accorta, mi sono accorta solo ultimamente che hanno un odore. Sembra di odorare la Big Bubble, le gomme. Ma poi sono andata ad odorare anche i vecchi, quelli che già avevo, e odorano tutti così. Non so perché non me ne sono resa conto prima. Si vede che questi proprio, mi ispiravano e l'ho odorato, in quanto il colore così pastelloso. Ho detto, ma fammi odorare. E in effetti odora di Big Bubble. Va bene, qui sto facendo la seconda passata appunto di Sakura e poi andrò in lampada. Ora nel medio utilizzo Pink Me Up. Questo rosa è veramente, lo definirei un rosa candy, insomma bello abbastanza acceso, è proprio rosa, è proprio bello rosa, mi piace molto. Anche lui si stende bene, devo dire si stende bene. Ora abbiate pazienza che in alcune dita il giro cuticole non è fatto bene. Ma ovviamente con la mia mano sinistra, come vi dico sempre, non sono molto capace. E mi sono resa conto che quando voglio andare a provare ad aggiustare faccio peggio, quindi lascio così perché dopo mi viene addirittura peggio. E quindi questa è la seconda passata e si può notare che si stendono alla perfezione. E vado in lampada. Ok, adesso con il colore Peacock, quello che va sull'azzurrino, è un gel trasparente con dei glitterini, pezzettini di glitter, vado semplicemente sopra per dare un tocchino, un tocco di glitter. E poi con l'altro, quello sul viola, vado solamente sull'anulare. Le altre due le lascio libere.
vado a chiudere tutto con il loro sigillante e finisco il lavoro. Con il sigillante, anche dopo averlo steso, giro la mano per far autolivellare il prodotto. E quindi questo è il risultato terminato. Mi piacciono molto questi colori, veramente sono facili, sono colori facili da utilizzare, perché io mi ricordo in passato che avevo sempre il terrore dei pastello perché erano un po' complicati, invece devo dire che questi sono molto facili da utilizzare. Un bacio ragazzi, a presto! Allora, siccome in tante mi avete chiesto di farvi vedere come si fa un ordine su Madame Glam, vi faccio vedere. Quando nei video la persona che fa il video dice di guardare l'info box, che cos'è l'info box? L'info box è questa cosa che c'è sotto ai video. C'è chi la riempie di più, ci mette più informazioni, chi ce ne mette meno. Comunque, questa è l'info box. Questa è la mia, ovviamente, e nella mia ci sono tutta una serie di informazioni di prodotti che uso. Qui c'è anche il famoso album di rimanenze di negozio. Cliccando nel link si accede. Ci sono i guanti rosa, il link dei guanti rosa, l'aspiratore, pennelli, lampade, eccetera. Va bene, scorrendo, scorrendo, arriviamo quasi alla fine, qui nella sezione dove ho scritto codici sconto e c'è Madame Glam, sconto 30% Valentina M30. Cliccando sul link si apre la pagina di Madame Glam, che me la traduce Google in italiano, appunto, senza fare nulla perché ho messo l'impostazione. Allora, bisogna innanzitutto creare un account. Io l'account già l'ho creato, però bisogna creare l'account. Per esempio, credo che vai qua, ecco, vedi, dice registrati. Uno fa registrati e cominci a creare l'account. Io il mio già l'ho creato. Allora, torniamo alla pagina iniziale. Questa è la pagina iniziale e ci sono appunto, va bene, pubblicità, cose varie, eccetera. Qui ci sono le varie collezioni, eccetera, eccetera. Allora, andiamo a cercare per esempio il mio adorato. Dove stai? Il mio adorato, la base top e costruttori. Allora, si apre. E qui non so per quale motivo lo chiama base coat gel, però entrandoci dentro dalla fotografia vedo che è Sokoff base gel, quello che, di cui io vi parlo tanto, e me lo vado a mettere nel carrello. Chiudo. Clicco due volte, non so perché bisogna cliccare due volte. Ah, ragazzi, una cosa importante: entrate dal cellulare, perché dal computer non so che problema hanno, ma c'è una pagina pop-up che si apre che vi segue in continuazione e non si riesce a fare nulla nel sito. Invece dal cellulare funziona. Poi, che ne so, andiamo a vedere dei colori. Dunque, facciamo nuovi arrivi. Collezione Candy. Adesso così faccio per dire. Vado a cercare qualcosa. Ma questi non sono gel. Sì, ho preso proprio la sezione sbagliata. Allora, nuovi arrivi. I più venduti, vabbè, è uguale. Allora, i più venduti, che ne so, entriamo, voglio il nero, clicco direttamente sulla borsettina e me lo mette nel carrello. Niente, tocca fare due volte. Poi, che ne so, Builder Light Pink, questo è un costruttore in boccetta, poche parole, è un gel costruttore in boccetta. E facciamo che mi interessa e lo metto nel carrello. Adesso non voglio prendere altro e visualizzo carrello e voglio fare il checkout.
Allora, attenzione, il sito è un'azienda e giustamente tende a tirare l'acqua al suo mulino. Il sito cosa fa? Vi flagga questa cosa qui, ossia membership solo $29 al mese. Allora, andando avanti con l'ordine, con questo flag in questo modo, praticamente vi state iscrivendo ad un abbonamento di 29 euro al mese, che però ti dà il diritto di avere tutti i prodotti al 50%. Vedete il prezzo 9,98, in realtà sarebbe 19,90, qualcosa del genere. Però qui c'è scritto chiaro 29 euro al dollari che diventano crediti del ne vabbè, poi la traduzione a tutti i gel saranno scontati al 50% sempre. Provalo gratuitamente fino al primo del prossimo mese. Spedizione e scambi gratuiti negli Stati Uniti. Vabbè, a noi purtroppo questo non ci tocca perché la spedizione la paghiamo sempre. Quindi vi ripeto, se andate avanti con l'ordine in questo modo, anche sotto nel carrello c'è sconto VIP e iscrizione VIP, vi state iscrivendo, ok? Invece, passando dall'altra parte, facendo qui pay as you go, prezzo regolare, ti dice nessun impegno, basta effettuare un acquisto una tantum, cioè quando te pare, nessuna offerta speciale, spedizione e scambi regolari, va bene. Infatti, poi torniamo qui e c'è il prezzo, però in questo caso è già scontato perché io avevo messo già il mio codice sconto, che è questo Valentina M30. Quindi mettete qui Valentina M30, applicare. Va bene, in questo caso era già applicato. L'hai applicato? No. Ecco, giustamente, come avete visto, è entrata una chiamata. Allora, praticamente i prezzi che vediamo qua è perché sono stati già scontati del 30%, quindi su 59,85 il 30% è 17,95, quindi il totale da pagare senza le spese di spedizione è 41,90, sempre inserendo il codice sconto. Poi continua alla cassa, vediamo. Allora, io qui ho messo già le mie credenziali, vediamo se devo ogni volta fare un qualche papocchio. Ok, allora, questo è il mio account, mi sono registrata. No, allora, praticamente mi sono registrata e lui ha rifatto l'accesso, e che cosa fa? Mi rimette un'altra volta qui membership e io no, non lo voglio. E ritorniamo a pay as you go, e quindi adesso che mi sono loggata dovrebbe portare. Allora, ecco qua, la schermata successiva è questa, dove ci sono appunto la mia mail e le spese di spedizione, che sono quelle standard, perché io ho scelto quelle standard, sono 9,95. Poi andiamo avanti e mi fa scegliere il metodo di pagamento, quindi carta di credito, PayPal. Io pagherei con PayPal, quindi flaggo PayPal e vado avanti. Ora io non vado avanti perché non concluderò l'ordine, però ecco qua come si fa un ordine su Madame Glam. Mi raccomando, state attente a non fare l'ordine con quella cosa membership, a meno che non vogliate, a meno che non vogliate farlo l'abbonamento, assolutamente, cioè se volete farlo tranquillamente. Però se volete comprare una cosa, una soltanto, ogni tanto quando vi pare, mi raccomando, andate a pay as you go, ok? Spero di esservi stata utile. Se avete altri dubbi, scrivetemi sotto. Un bacio, ciao.